la teoria del branco di neuroni. Il racconto dello scienziato in Briaghela. Quella che mi ha preso a raccontarvi non è una storia nel senso comune del termine, anzi, definirla storia potrebbe toglierne la statura accademica che invece merita. Trattasi in toto di una vera e propria teoria scientifica, la quale mi sta particolarmente a cuore, avendola ipotizzata io medesimo, proprio ora, proprio in questa osmisa, davanti a un buon calice di etanolo misto uva, comunemente detto vino. L'intuizione mi è sorta da tre input diversi, due dei quali sono degli articoli pubblicati recentemente da alcuni colleghi scienziati che dimostrano che le persone intelligenti bevono più alcolici nel 2014 e che il cervello degli anziani rallenta non tanto per l'età, ma piuttosto per l'eccessivo accumulo di informazioni, quasi come un hard disk pieno. Gray e Hills 2014. Immagino che a voi non interessi molto la citazione del cognome, degli autori e l'anno di pubblicazione, ma la mia è una sorta di deformazione professionale. In fondo non vedo grosse differenze tra una platea di studiosi a un convegno e la platea odierna di ubriaconi in osmisa. Alla fine siamo tutti persone di spirito, passatemi la battuta. Il terzo input sono state le storie delle leonesse predatrici raccontate dai simpatici cocai, che meritano dunque la citazione esattamente come gli altri, quindi diremo cocai, cocai e cocai 2016. Ebbene, qual è la relazione tra i due articoli scientifici e le leonesse? Semplice. Niente meno che la mia nuovissima teoria etnologica, che sta per etologica et enologica, della mandria di neuroni, che vi andrò ora ad illustrare. Immaginatevi una mandria di gnu in Africa. Per non far restare indietro nessuno, il gruppo seguirà sempre il ritmo degli individui più lenti. All'arrivo di un predatore leonessa o pantera che sia, ci sarà un fuggi-fuggi generale e gli individui più lenti verranno catturati, uccisi. E la natura non ci si può far niente. Da tutto questo, tuttavia, il ritmo della mandria di gnu trarrà ovvio giovamento, avendo meno individui lenti da aspettare. I sopravvissuti potranno quindi muoversi più velocemente, ottimizzando le loro potenzialità prima represse. Ora, fate il parallelo con il cervello umano, costituito da neuroni. Questi lavorano in gruppo, sono praticamente una mandria. Li ribattezzeremo dunque neuroni, per rendere ancora più incisivo il confronto. La mandria di neuroni è soggetta alla stessa regola della mandria degli gnu. Si segue il ritmo dei neuroni più lenti. Col passare degli anni, inoltre, le sinapsi tra neuroni si accumuleranno sempre di più, rallentando ulteriormente la fluidità del sistema. Questo è appunto l'effetto dimostrato nello studio di Gray e Hills sul cervello degli anziani, oberato dalle troppe informazioni e dai troppi
sprodighezzi neuronali. Ed ecco che entra in scena il predatore di neuroni, l'alcol! Che sia vino bianco, rappresentato dalle leonesse, o nero, rappresentato dalle pantere, questo avrà due importanti effetti. Uno, prederà gli neuroni più lenti. Due, eliminerà le informazioni inutili. Quante volte, infatti, vi siete svegliati dopo una sbornia non ricordando più niente? Bene! Erano sicuramente informazioni inutili! Erano i neuroni fiacchi che sono stati predati dall'alcol! Da tutto questo il ritmo del cervello trarrà ovvio giovamento, avendo meno neuroni lenti da aspettare e meno informazioni da gestire, lavorando quindi in maniera più veloce ed efficiente. E questo è proprio ciò che viene illustrato nello studio di Mayer, ovvero che le persone intelligenti consumano più alcol. Opala, ecco dimostrata inconfutabilmente la mia teoria etnologica della mandria di neuroni, che da oggi citeremo con un bel PETES 2016, anche detto Diego Manna, ma che poi sarebbe il suo cognome. Detto questo, ordino un'altra pantera con l'acqua minerale per il mio tavolo. Oste, portaci una fiasca del spritz, insomma! Bravo!